Chiamiamo finalmente l'editore, abbiamo pubblicato 4 anni fa gli atti del convegno su Aldo Moro in occasione dei 40 anni della morte. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro sempre con Roberto Barberi e con il professor Balduzzi. Prego. Grazie, io sono molto grato a Enrico Beccaria perché non era facile il compito che mi ha affidato, perché e quindi questo è indice anche di una particolare amicizia e fiducia di cui gli sono molto riconoscente, perché il libro, il piccolo libro del 1992 era davvero un capolavoro. Benissimo. Un piccolo capolavoro, innanzitutto naturalmente per i testi e per le grafiche, quindi per il contributo delle due autrici, Alba Beccaria e Amelia Platone, ma poi anche per la preziosa prefazione del professore Elio Giovanola, per l'altra seconda introduzione di Marida Faussone, per il contributo, diciamo, forse meno espresso, ma comunque molto notevole, certamente, di Roberto Barberis, che fece questo libro con così grande cura tipografica. La nuova edizione ripropone tutto questo, almeno noi abbiamo cercato di riproporre tutto questo, con però delle contestualizzazioni, con qualcosa in più. Quindi davvero questa introduzione a firma di Enrico Beccaria e Giorgina Bertolino ci consente di mettere questo nuovo libro nella storia di un libro che prosegue. I due testi, le due biografie, quindi la biografia di Alba Beccaria a firma di Enrico Beccaria e la biografia di Amelia Platone a firma di Eugenia e Rita Castellana, sono, come dire, il contributo a inserire questo libro nella storia e quindi in qualche modo aggiungono alla nuova edizione davvero la capacità per il lettore di collocarlo nella storia. Mi è piaciuta molto naturalmente la lettera di Margherita Weira, il testo di Margherita Weira e questa lettera che abbiamo riprodotto in anastatica, questa lettera del 7 agosto del 2002, in cui Alba Beccaria dice delle cose notevolissime, è una sorta di viatico questa lettera che credo dovremmo davvero far nostra. Dice per esempio, mi è piaciuto molto, che sarebbe interessante che la poesia fosse fatta anche collettivamente fra i giovani, per esempio questo invito mi sembra davvero un invito che occorre raccogliere. Tre brevissime cose che mi hanno colpito: il fatto che nella prefazione del professor Giovanola si citi la celebre formula oraziana ut pictura poesis, no? Qui certamente si tratta di fare poesia dalla pittura e pittura dalla poesia, cioè l'impasto fra le due arti è molto, il connubio fra le due arti è molto stretto e lo si vede, lo si verifica davvero ad ogni pagina. È una tradizione illustre, è una tradizione antica, Michelangelo addirittura aveva fatto versi per descrivere le proprie opere, no? La notte, caro mi è il sonno e più l'esser di sasso, no? Ecco, quindi c'è, come dire, questa tradizione molto illustre. Che cosa ci dice il professor Giovanola in questa introduzione? Che c'è un po' il rischio, ci potrebbe essere il rischio di un certo sentimentalismo, che invece viene del tutto fugato, che non c'è, che invece, diciamo, assolutamente noi leggendo i testi di Alba Beccaria non troviamo. Abbiamo sentito prima la poesia I giorni poveri, ritrovo nel tempo e nel cuore l'antico paese essenziale, no? È veramente una poesia essenziale, una poesia fatta di linee pure, come è stato detto. Molto bello quello che Giorgina Bertolino dice nel suo testo riguardo all'incontro fra queste due grandi artiste, al loro lavoro insieme, a questa ricostruzione, a questo sodalizio di affetti oltre che di arte. Questo trovo che sia molto bello e trovo che ci sia una capacità interpretativa da parte della poetessa che non è soltanto, come lei dice, la volontà di percorrere le strade che l'autrice grafica, Amelia Platone, descrive e traccia, ma è anche, secondo me, la capacità di aggiungere al percorso di quelle strade la conoscenza pregressa di quei luoghi, quindi non è soltanto il conoscerli mentre se ne fa un vestito poetico, ma è anche l'averli conosciuti in premessa.
Credo che dobbiamo far nostra la citazione che è già stata fatta e con questo davvero concludo, cioè la frase bellissima con cui Alba Beccaria chiude la sua lettera inviata al premio Rotti: e viva la poesia e quelli che lavorano per lei, che contribuiscono al miglioramento del mondo.